Allora, questa squadra non smette di stupire ormai, ma è una realtà. Diciamo che oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra forte, molto strutturata, giocatori importanti in tutti i reparti. Noi siamo stati bravi nelle due volte che siamo andati in svantaggio a rimanere in partita, abbiamo recuperato due volte, poi c'è stata la nostra superiorità numerica perché loro sono rimasti in 10. E siamo stati bravi a non avere fretta. Ecco, forse un po' di sofferenza nel finale si poteva evitare, no? Vabbè, ci stanno pure gli avversari, ci sta anche la forza degli avversari. Io, per quanto mi riguarda, per quello che ho visto io in queste prime giornate, questa mi è sembrata la squadra più forte, più fisica, più cattiva, più determinata del Campobasso, dell'Aquila, della Vigor Senigallia. Quindi per noi oggi 3 punti di platino, perché contro questa squadra qua veramente sarebbe stato già importante non perderla, invece siamo riusciti a vincerla e su 3 punti in classifica che ci permettono di dare sempre di più continuità a questo percorso. Infatti salite molto alto in classifica. No, ma la classifica io non la voglio guardare, non la guardavo quando eravamo a zero, dopo 3 giornate, figurati se la guardo adesso. Noi dobbiamo fare partita dopo partita. Ripeto, forse mi ripeto, ma io vedo la mia squadra, la vedo che si allena bene, la vedo in crescita, la vedo che sa soffrire, la vedo che riesce a sfruttare anche le palle da fermo. Oggi con Iadaressa sicuramente noi abbiamo trovato un giocatore che ci mancava nella rosa e che permette a tutti quanti gli altri di migliorarsi. La prossima Fanno, sì. Andiamo a Fanno, squadra che ha fatto, mi sembra che abbia fatto risultato pure oggi, è sempre stato un campo difficile, però godiamoci questa vittoria di oggi che non era facile contro una signora squadra. Allora, 2 partite e 2 vittorie, meglio di così sicuro, no? Portiamo fortuna, sì. Allora, no, sono davvero felicissimo perché ho sofferto molto comunque a rimanere a casa, mi sono allenato bene e questo spero e credo che sia un premio per i sacrifici fatti. Poi sono felice perché ho trovato un gruppo davvero di bravi ragazzi e grandi lavoratori, quindi spero che questo sia davvero un buon inizio. Quando comincerai a fare gol poi sarà ancora meglio. Ma quelli arriveranno. Parliamo che l'ultima partita ufficiale l'ho fatta 6 mesi fa, quindi già oggi per me è un motivo di grande soddisfazione aver inciso con un assist, essere stato in partita, quindi arriveranno anche gol.